Stiamo tutti cercando delle valide alternative ad Elden Ring, alla Terra di Mezzo e tutto questo, ragazzi. Di fatto, trovare un Souls-like decente ultimamente sta diventando sempre più difficile, perché chiunque si mette a fare Souls-like. Ma di fatto ne abbiamo beccato uno che potrebbe valer la pena di giocare nella sua interezza, perché mette insieme delle componenti buffe, cartunesche, ma un gameplay veramente complesso, che ha dei pregi ma anche dei difetti. Stiamo parlando di Stray Blade, ragazzi. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È gratis per voi, ma è gratificante per noi, ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. E se poi volete anche supportare il canale attivamente, qua sotto trovate sia gli abbonamenti, con i quali potrete vedere i nostri video prima che escano, che i super grazie. Per quanto Stray Blade possa sembrare un giochino, poiché la grafica vi ingannerà fin da subito, ecco, quello che vi aspetta è tutt'altro che facile, ragazzi. È sofferenza pura, è frustrazione ed è un sacco di nemici che vi picchieranno e voi sarete lì a dire: sì, ma tutto questo come è successo? Perché voi vi aspettate un combattimento alla Dark Souls, alla Demon Souls, alla Elden Ring, ovvero io arrivo davanti ad un nemico, gli do 4-5 spadate e poi il nemico muore. Ebbene, no. Ogni nemico richiede il suo tempo. Di conseguenza, ogni combattimento che andrete ad affrontare potrebbe essere tranquillamente l'ultimo. E ecco qua, il nostro Souls perfetto, quello che ci fa soffrire anche cercando di sconfiggere il nemico più semplice. Come tutti i Souls che si rispettino, non abbiamo un pregresso, quindi prima del momento in cui conosciamo il nostro personaggio per la prima volta, non c'è niente, un buco nero completo. Farren si sveglia con una gemma nel petto e da lì incomincia la nostra avventura, il nostro viaggio. Il nostro eroe deve arrivare a farsi togliere la gemma nel petto, quindi niente di speciale, se vogliamo dirla tutta. Però è interessante perché in questo caso si chiama Farren e ha un'identità, è un antropologo. Di conseguenza, mentre giochiamo, ci racconta tutta la storia del mondo in cui ci troviamo. La terra con formazioni, perché sta gente sta lì, perché sta gente sta là, perché qua ci crescono delle piante, eccetera eccetera. Scoprirete tutto quanto. Di fatto su questo hanno fatto veramente un bel lavoro, perché ad esempio in Elden Ring non viene spiegato praticamente niente e, come al solito, come in tutti i Souls, dobbiamo andarci a spulciare ogni singola arma, ogni singola descrizione, ogni singolo oggetto, ogni singola conversazione per arrivare a capire anche solo più o meno qualcosa del gioco. Qui invece no, è tutto molto più semplice ed è tutto molto più piacevole, tranne le mazzate, quelle sono sinceramente complesse. Il level design è curato, è fatto decisamente bene, ma non ti fa perdere esageratamente tempo. Quindi di conseguenza tutto quello che potrete trovare all'interno del gioco lo potrete risolvere nell'immediatezza. Non dovete farvi degli sbattimenti cosmici o altre cose di questo genere. Ci sono ad esempio questi rampicanti che si possono tagliare o si possono rompere in altri modi. Una volta che ci passi davanti tu ti ricordi più o meno dove sono, perché intanto da lì non scappi, di conseguenza li vedi per forza, e una volta che scopri il metodo per sbloccarli sarà tua premura tornare indietro per andare a vedere che cosa nascondono, perché dietro ci sono spesso tesori, oggetti, armi e cose da prendere. Il combat system si trasforma un po' in una serie di botta e risposta meccanici, perché di fatto l'avversario si illumina di un colore e in base al colore voi dovete reagire. Peccato che non dovrete reagire nel momento in cui si illumina, ma nel momento esatto in cui vi colpisce o nel momento esatto in cui finisce l'animazione che sta compiendo. Ecco, è il gioco stesso che sottolinea e rimarca questo fattore dei colori, della risposta e del momento esatto in cui tutto ciò deve avvenire. Quindi ragazzi, pensate bene ogni volta che andrete ad ingaggiare un nemico. Quando si tratta di più nemici insieme, la cosa è un po' bizzarra. Se sono due nemici melee, attaccheranno a turni. Se invece vi troverete contro a un nemico range e uno melee, quello range vi attaccherà indipendentemente di continuo, mentre quello melee
interverrà soltanto in determinati momenti. È complessa questa cosa da capire e soprattutto il fatto di avere più nemici intorno vi debiliterà all'inizio, poi ci prenderete la mano e ve ne fregherete altamente, tanto tutto ciò che voi dovrete fare è rispondere ai colori di cui si illuminano i nemici. Ci sono anche delle fatality, dei colpi finali in base al metodo che utilizzate per attaccare l'avversario. Quando l'avversario è sbilanciato più volte di fila o in maniera più efficace, compare la X, nel mio caso perché uso il pad Xbox, sullo schermo. Se voi la premerete, ucciderete immediatamente l'avversario, quindi senza dover perdere quei 45 minuti necessari per uccidere anche il nemico più sciocco. Diciamo che nell'insieme è appagante questa meccanica e soprattutto è appagante affrontare un avversario. Non è una cosa banale, non è una cosa facile, di conseguenza quando riuscirete a farlo, e riuscirete a farlo nel migliore dei modi, quindi accelerando i tempi, prevedendo che cosa farà l'avversario, eccetera, vi assicuro ragazzi che ne sarete pienamente soddisfatti e felici, perché ecco, in questo gioco si assapora la felicità quando le cose vanno bene, ma tanto subito dopo verrà, ecco, rovinata questa felicità dal nemico successivo. Hanno inserito il crafting, questa cosa mi è piaciuta molto, dovete trovare gli stampi delle armi, poi recarvi alla forgia e potrete fare le vostre armi e ovviamente potrete creare le armi di cui avete lo stampo, senza lo stampo non potete fare niente. Quindi c'è anche un po' un discorso di ricerca e ricercabilità degli oggetti. Ovviamente ci sono cose che sono più facili da droppare e cose che invece sono meno facili da droppare. Nell'insieme tutto questo allunga decisamente la longevità del titolo. Ce ne sono difetti? Sì, sì ragazzi, come in tutti i giochi ci sono anche dei difetti, ma questi sono difetti con cui sono disposto a scendere a patti. Mi spiego. Allora, abbiamo un gioco che ha da una parte una grafica accattivante, bella, colorata, è stupendo da vedere come gioco e soprattutto da esplorare perché è divertente. Abbiamo una mappa molto ampia. Non è un open world, ma è una mappa grossa, comunque articolata. Mi ha ricordato Dark Souls 1, mi ha ricordato anche un po' Demon Souls in questo senso. Dall'altra parte si vede chiaramente che qualcuno si è un attimino dimenticato che è un Souls-like e che è un gioco di combattimento. Poiché, sì, ci sono i colori, cioè sono tre colori, tre modi di rispondere differenti a questi colori. E basta, cioè finisce lì tutto il ragionamento dietro al combat system, ragazzi, è solo questione di abitudine e tempismo. Purtroppo mancano un po' di sfumature, manca qualcosina in più, quella scintilla, anche se per quello che mi riguarda questa parte è equilibrata dall'utilizzo di armi differenti e il gioco stesso però ti invoglia a utilizzare prevalentemente soltanto un determinato tipo di armi per potenziarle, poiché ogni volta che noi uccideremo un avversario avremo la nostra arma che guadagna dei punteggi esperienza. Più questo sale, più noi saremo capaci di utilizzare quell'arma meglio, di conseguenza saremo più forti. E non lasciamo perdere, non ignoriamolo, l'albero delle abilità. È un gran casino. È un casino. Ce ne sono troppe, troppe cose da leggersi, troppe cose da ragionarsi. Potevano semplificarlo tantissimo. E ecco qua, piccolo spoilerino, così sapete che cosa dovrete affrontare nel gioco. Alcune abilità si sbloccano soltanto raccogliendo determinate cose in giro per il mondo, e vi dico cose perché non vi voglio dire che cosa sono, quindi sappiatelo. Senza determinati oggetti non potrete sbloccare determinate abilità, ecco, quindi immaginatevi alcune zone quanto possono essere grosse tra virgolette da esplorare. Ma vi ripeto, come vi ho detto all'inizio, che nulla è veramente nascosto, passerete davanti praticamente a tutto, se non lo notate e lì è una vostra mancanza, è un vostro errore nell'esplorazione. Ci troviamo davanti a un Souls-like
un po' diverso, ragazzi. Ci sta ogni tanto una ventatina di aria fresca e fa anche piacere. E a me fa piacere aiutare e supportare determinate case che si buttano in questo universo e tirano fuori delle piccole perle che comunque vale la pena di giocare, di provare. Il costo non è proibitivo, vi lascio il link ovviamente qua sotto nel primo commento pinnato in alto. Siamo intorno ai 22 euro, e per 22 euro, bah, va benissimo, non so come dire, non è un AAA, non mi aspetto un AAA, di fatto però mi diverto con un titolo complesso, difficile, che mi mette veramente alla prova e mi permette di provare delle esperienze, delle emozioni nuove, anche se strutturalmente è un titolo un po' datato, mettiamola così, anche se all'occhio tutto questo non appare, perché abbiamo davanti una scena bellissima effettivamente da vedere, e col fatto che è disegnata è anche forse più piacevole, accompagna meglio. Non abbiamo tutta questa varietà di nemici, però i nemici che incontriamo sono complicati, sono strutturati, nel senso ogni combattimento ci può mettere in ginocchio, e questa cosa non è da tutti, cioè non tutti i giochi riescono a creare queste situazioni, quindi per me è un valore aggiunto, anche se rientra nella classifica delle cose frustranti del titolo. Nel complesso, e per concludere, è un gioco che ovviamente mi sono comprato e sto giocando, lo devo ancora finire, ma finora non posso lamentarmi realmente di qualcosa, perché mi sta tenendo incollato, mi sta accompagnando e mi sta facendo divertire. Quindi, per quello che mi riguarda, quello che deve fare un videogioco, Stray Blade lo fa perfettamente. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo state già giocando, se sapevate di questo titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, è gratis per voi, ma è gratificante per noi, ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Se poi volete supportare il canale attivamente, qua sotto trovate gli abbonamenti e i super grazie. Ciao a tutti, ragazzi.